Continua l'emergenza fango sull'isola di Stromboli, situata sull'arcipelago eoliano, colpita da un nubifragio il 12 di agosto. Da quel giorno è un susseguirsi di squadre, di volontari di protezione civile, ma anche di turisti provenienti non solo dalla Sicilia, ma da tutta l'Italia, che si recano sull'isola per cercare di aiutare la popolazione che vi risiede. La situazione attuale è ancora critica. Il conseguente impatto sul turismo, principale fonte di sostentamento per gli abitanti e i lavoratori, è drammatico e va ad aggiungersi all'altro evento catastrofico che ha coinvolto l'isola solo 2 mesi fa, quando il 25 maggio gran parte del versante nord del vulcano è stato danneggiato da un incendio scatenatosi durante le riprese di una fiction Rai. I commercianti sono sfiniti e molti di loro non hanno più la forza neppure di rappresentare il loro dolore. No, noi fortunatamente no, passato di striscio, quindi non abbiamo subito danni. Ma sono stati devastanti, anche perché un lato dell'isola io non l'avevo ancora visto dopo una settimana, 10 giorni, che è il lato a nord, okay? Quello che è stato più colpito forse, ma anche qui non ha scherzato, eh? Molte case sono andate distrutte, sì, sì. C'è gente che si è salvata proprio così, non c'è scappato il morto per fortuna. Dal punto di vista geologico sono diversi i fattori scatenanti questi fenomeni, come ci spiega Massimo Lanfranco, dirigente nazionale del Dipartimento di Protezione Civile incaricato dell'Ufficio Rischio Idraulico e Geologico Costiero. La causa di questo tipo di dissesti, che tecnicamente sono chiamati flussi iperconcentrati e sono composti da una parte di acqua predominante con dentro delle sabbie che possono trasportare dei massi, è dovuta principalmente alla pioggia intensa e all'elevata pendenza dei fianchi del vulcano. È chiaro che quando queste sabbie trovano una zona costruita in cui comunque nei secoli o nei millenni, addirittura a Stromboli, i corsi d'acqua sono stati stretti per realizzare fabbricati, strade che tagliano i corsi d'acqua, inevitabilmente li allagano, li invadono, depongono una grossa frazione di fango e di sabbia e causano i danni che abbiamo visto qui a Stromboli. Punto di riferimento in tutta questa situazione emergenziale è la chiesa, le cui porte restano aperte giorno e notte per dare accoglienza ai molti volontari che lì vi trovano ristoro e riposo dopo le lunghe giornate passate a spalare fango e detriti. Ho messo a disposizione la chiesa e non soltanto, anche i locali della canonica per far dormire circa 40-50 volontari della protezione civile. È stata la Caritas diocesana che ha pagato tutti i pasti di tutti i volontari con, diciamo, un investimento non indifferente. La carità viene sempre prima di tutto.